anche se è un pareggio quello che i neroazzurri conquistano contro il Milan nell'anticipo serale della 22esima giornata. La partita contro i cugini rossoneri è bella, a tratti anche molto divertente, soprattutto grazie alla brillante prestazione dei neroazzurri che chiudono i rossoneri nella propria tre quarti e creano diverse occasioni gol. Nonostante lo svantaggio subito al 24esimo, cross di Calazze per Shevchenko anticipato da Lorenzi che spedisce la palla alle spalle di Pellizzoli, l'Atalanta non molla, ci crede e conquista il pareggio, e alla fine il pareggio le sta forse anche un po' stretto. In apertura di incontro i nerazzurri costruiscono due buone occasioni, la prima con Damiano Zenoni, la seconda con Ventola. Poi è il Milan a impensierire Pellizzoli, Birov spedisce sul fondo, quindi è sempre Birov a colpire la palla. L'estremo difensore nerazzurro con un colpo di reni alza sopra la traversa l'incornata dell'attaccante tedesco. Quindi il gol del vantaggio rosso-nero su sfortunata autorete. Prima del riposo l'Atalanta crea due buone opportunità per pareggiare, entrambe non sfruttate da Cristian Zenoni. Nel secondo tempo Ventola è fermato in fuorigioco, poi Vavassori tenta l'azzardo. Dentro Ganz, fuori Donati e Morfeo arretra a centrocampo. Mossa azzeccata, è proprio Ganz al 17esimo, 4 minuti dopo il palo esterno colpito da Damiano Zenoni, a segnare la rete dell'1-1, il più classico gol dell'ex sfruttando alla perfezione il cross di Bellini. Ventola potrebbe segnare il gol del 2-1, così come era avvenuto contro la Juventus, ma calcia addosso a Rossi anziché aprire su Ganz. Finisce così 1-1 una partita che i nerazzurri avrebbero di certo meritato di vincere. L'Atalanta archivia la pratica salvezza e riconquista la quinta posizione.